Uno, due, tre. Questa volta il segnale è convalidato, parte svelto Power Treb ma sbaglia, così davanti si Numero porta 5, Power Ritz Treb, B seguito da squalificato. Per Bibi, Numero 4, Tiago Di Ruggi, squalificato. all'esterno è Medolla lungo lo steccato Tuono di Venere che è seguito da Tuamotu Baba, il primo passaggio di fronte alle tribune con Ritz B e Marco Stefani al comando. Per Bibi, Antonio Esposito 90 in seconda posizione, in terza posizione alla corda Tuono di Venere con Roberto Vecchione, al largo Medolla con Lorenzo Baldi, si porta presso Appi Marco Roberto Andreghetti, terza pariglia esterna per Topola OP che si porta appresso Simon Barboi che chiude il gruppo, quarto in corda invece Tuamotu Baba. 30 e mezzo il quarto iniziale, poi un 16-1 per la seconda curva. Riprende un attimo in mano Marco Stefano in salchi a Ritz B e allora muove in terza ruota Topola OP che rifà il gruppo e raggiunge il battistrada dopo 800 metri in 1, 1 e mezzo. Topola raggiunge Ritz B, lungo la corda c'è sempre per Bibi, poi Tuono di Venere e Medolla, in coppia ancora Tuamotu Baba e Appimar. Intanto c'è 14-9 per chiudere il giro e poi un 15-8 per la terza curva. 1:17:03 il primo chilometro, posizioni ben assestate, praticamente quattro coppie al passaggio, anche se un po' sfalsate. Ritz B e Topola OP, poi per Bibi e Medolla, Tuono di Venere e Appimar. E infine Tuamotu Baba e Simon Barboi. Il secondo chilometro inizia con un paletto in 14,8 e si va ora a poco più di 600 metri dal termine con le posizioni che non cambiano. Poi dal fondo prova a farsi avanti Simon Barboi. Intanto Topola incalza il battistrada, Ritz B a 500 dalla conclusione, lo appariglia completamente. Arriva Simon Barboi lungo la corda, c'è per Bibi, poi guadagna qualcosa anche Tuono di Venere. Siamo all'imbocco della curva conclusiva. Ritz B ribatte colpo su colpo a Topola OP, c'è 14-2 per la retta opposta alle tribune. Ritz B e Marco Stefani, l'attacco di Topola OP in terza ruota. Simon Barboi di dentro per Bibi, Ritz B al comando. Topola che non si dà per vinta. Simon Barboi in terza ruota, poi un contatto anche fra Topola e Simon di dentro. Si butta Ritz, si butta e intanto Simon Barboi che nel finale passa l'arrivo di Tuono di Venere sul palo, Simon e Tuono, poi per Bibi, Topola OP e forse Ritz B al quinto posto. Simon Barboi e Salvatore Cintura Junior, dopo aver superato anche un breve contrasto con Topola OP, forse anche un agganciamento, ma alla fine non è cambiato niente. Lo speed ha giocato tutto nei 600 conclusivi. Simon Barboi e poi si è salvato dal violento finish esterno di Tuono di Venere, almeno questa è la sensazione, vediamo. Direi proprio di sì, Simon al primo, Tuono al secondo, per Bibi al terzo posto, poi Topola al quarto e Ritz B al quinto posto. Rivediamola ancora questa retta di arrivo. Guardate, Tuono di Venere dov'è? Dalla terza posizione allo steccato dopo. E poi Roberto Vecchione lo butta in mezzo alla pista. Qui, guardate, c'è stato anche il momento dell'agganciamento fra contatto, via, fra Topola e Simon. Poi Simon si libera, finisce bene. Tuono di Venere mette in campo un gran finale che non gli basta però per agguantare Simon Barboi. E allora Simon Barboi vince il premio Cavallo Magazine Junior con in salchi Salvatore Cintura Junior. Il training di Emanuele Ossani, i colori della signora Mirella dal Pozzo, la quota per Simon Barboi di 5,93.